Buonasera e benvenuti alle nostre breaking news. Vandalismo, atti di vandalismo a San Giovanni Valdarno. Non ne può più il titolare del Diner Café in via Mannozzi. Al di fuori si ripetono atti di vandalismo e danneggiamenti. Basta, ha detto l'esercente, il titolare del negozio, del bar. Ci sentiamo abbandonati e a fine anno chiudiamo l'attività. Questo accade a San Giovanni Valdarno perché i danneggiamenti in quella stessa zona sono piuttosto frequenti e questo ha spinto l'esercente a chiudere l'attività. Anziano truffato, ventenne denunciato dai carabinieri, l'episodio è accaduto a Lucignano, vittima del raggiro una persona anziana alla quale è stato telefonato a casa e l'uomo ha dovuto consegnare ai truffatori una somma in denaro. Si tratta in realtà di un ventenne che poi si è allontanato a piedi. L'uomo ha comunque denunciato il fatto ai carabinieri, i quali sono risaliti al responsabile che, fra l'altro, era conosciuto dalle forze dell'ordine. Si rafforza la Sangiovannese, la squadra bianco-azzurra approfitta del mercato invernale per rinforzare soprattutto il centrocampo. Ed ecco l'arrivo del giovane centrocampista Pertica, già in forza alla Pistoiese e al Savona, che andrà a rafforzare appunto il reparto di centrocampo della squadra biancoazzurra del Marzocco. Queste erano le nostre breaking news.